Con gli speciali di Telemolise siamo oggi a Mirabello per la prima visita del Pescara Academy. Con le immagini e le interviste riviviamo un pomeriggio all'insegna dello sport. My wrist, stop watching. My neck is flossing. Make big deposits. My glass is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just buy it. I see it. I like it. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. Antonio Zingaro, presidente della Scuola Calcio Mirabello, siamo alle soglie eh, del ventesimo anno di attività, è partito il ventesimo anno di attività, è rimasto immutato il vostro entusiasmo e la vostra voglia di fare. Sì, è rimasto immutato, mi fa piacere che ci dici questo Stefano, ci conosciamo da tanto tempo e eh, tu sai benissimo che da parte nostra l'entusiasmo rimane sempre alto, altrimenti non potresti fare queste cose. Ci sono tante difficoltà, però noi cerchiamo di superarle ogni anno e cerchiamo di andare avanti sempre per il bene dei nostri ragazzi. Tante, tante categorie, tanti campionati vi vedranno eh, ai nostri di partenza, quali gli obiettivi? Ma gli obiettivi sono sempre gli stessi: noi cerchiamo in primis di migliorare tutti i ragazzi. Il nostro primo scopo, è quello di migliorare ogni, single, ogni singolo eh, diciamo individuo. Dopodiché, assemblarli in una squadra per poi cercare di arrivare anche a un risultato agonistico finale a fine stagione, sarebbe una bella soddisfazione, ma per noi, ma soprattutto per i ragazzi stessi. Rinnovata. Uh, Quest'anno l'affiliazione la, con il Pescara Calcio che uh, per la prima volta farà un Academy, quali le aspettative per questa collaborazione che si rinnova? Ma guarda, questo è un progetto che il Pescara ci ha proposto quest'anno nonostante noi avessimo già cinque anni di affiliazione con loro. Lo abbiamo accettato ben volentieri perché sono persone serie e quest'anno hanno dato un salto di qualità con queste accademi, difatti alcuni di noi sono stati a Pescara a frequentare un corso di formazione che diciamo, ci ha visto per sette giorni là a seguire tutte le loro attività e a seguire i loro consigli. Al di là dei tornei regionali ci sarà sicuramente da parte vostra qualche partecipazione al di fuori dei confini nazionali come è stato negli anni eh, motivo di crescita costante e continua. Sì, diciamo che il confronto alla fine è importantissimo per i ragazzi, anche conoscere altre, eh, diciamo altri posti, anche al di là dei confini nazionali. Siamo stati quattro volte in Spagna, Croazia, eh, sono stati anche diciamo, in Alta Italia, Torino, Verona e altri posti ancora, Viareggio, e ci siamo sempre ben comportati, però la cosa bella è stata sempre diciamo, la volontà dei genitori. Il nostro valore aggiunto sono i genitori che ci seguono e che si fidano di noi, e di questo siamo contentissimi per la nostra crescita. Antonio Leonardi, tecnico del Mirabello Calcio, curi le categorie Sordienti e Pulcini. È partita una nuova stagione sportiva con rinnovato entusiasmo da parte vostra. Sì, eh, con il Mirabello Calcio abbiamo sposato il progetto Pescara Calcio Academy che è un percorso didattico che si pone appunto l'obiettivo di promuovere e realizzare un nuovo e ampio protocollo di lavoro che rivoluziona totalmente il modo di insegnare il calcio. Marco Arcese è responsabile del progetto Academy eh, Pescara eh, a Mirabello per aprire ufficialmente la nuova stagione, eh, quali le prospettive? Beh, intanto lasciami ringraziare prima il Molise che è una terra sempre molto accogliente e a nome del Pescara Calcio ringrazio soprattutto la società di Mirabello perché ha creduto in questo progetto, noi cercheremo di stare vicini soprattutto ai tecnici per dargli una formazione importante che è quella che sviluppiamo sui nostri campi a Pescara. E quindi fare in modo che questi bambini possano divertirsi in un ambiente più professionale possibile. Questo è l'obiettivo. Chiaramente attraverso il divertimento, attraverso il rispetto delle regole, e attraverso l'educazione sportiva che vogliamo comunque dare ad un ambiente che forse con i bambini deve ritrovare un po' di serenità. Continua una collaborazione che dura da, da diversi anni. Eh, dove si potrà arrivare da qui in avanti? Beh, eh, quest'anno le cose a Pescara le abbiamo un po' modificate, abbiamo, diciamo, il Presidente ha investito su questo progetto perché vuole comunque esportare all'esterno dell'Abruzzo il nostro metodo di lavoro e quindi ringraziamo le società che ci stanno seguendo e che hanno creduto appunto eh, nella nuova metodologia di lavoro che appunto si basa su, sulla formazione, sulla formazione perché con i bambini non ci si stanca mai di imparare. C'è sempre tanto da fare e soprattutto cercare di ottimizzare quelli che sono i tempi e le difficoltà delle società dilettantistiche. Progetto Academy eh, sicuramente impegnativo ma che regala anche grandi soddisfazioni. Beh, grandissime soddisfazioni perché poi quando si ha a che fare con i bambini e eh, li si vede crescere e, e migliorare e maturare da tanti punti di vista, credo che non ci sia cosa più bella nello sport. Ripeto, però i grandi responsabili di questi cambiamenti siamo noi adulti. Quindi abbiamo una missione importante e di responsabilità, non solo tecnica, ma anche comportamentale. David Boni, responsabile di tutti i tutor dell'Academy del Pescara Calcio, come si svolge il tuo duro lavoro? Allora, intanto buongiorno a tutti. Allora, è un lavoro molto particolare dove bisogna comunque stare molto attenti a tanti particolari. Eh, diciamo che tutti i giorni cerco di preparare delle schede tecniche che vengono inviate alle nostre Academy e dove tutti gli istruttori sono, devono stare molto attenti a capire ogni dettaglio per poter poi esprimere in campo, eh, mettendo naturalmente la loro conoscenza, la loro abilità e soprattutto la conoscenza dei bambini. Quindi in ogni esercitazione, oltre al mio lavoro che viene concentrato in, in più giorni durante la settimana, poi deve esserci la bravura del tecnico che cerchiamo di formare giorno dopo giorno per poter poi migliorare e quindi mettersi a disposizione dei bambini per poter dare un ottimo lavoro. Molise, in realtà piccola ma eh, sempre operativa, ammira bello come hai trovato la struttura, come hai trovato la società. Intanto è un territorio molto molto bello e quindi credo che sia anche una cosa carina da, per venire qui, per poter stare in questo territorio e soprattutto faccio tantissimi complimenti al Mirabello perché ho visto una, uno staff di allenatori pronti, preparati, che sono pronti a collaborare, ho visto una bellissima struttura dove i bambini hanno possibilità di poter esprimere, esprimere la loro gioia per poter praticare questo sport bellissimo in una struttura come ripeto molto bella. Tanti ragazzi sul campo, eh, come si cresce per diventare campioni? Per diventare campioni c'è bisogno di tanto, soprattutto iniziando però dal divertimento, perché un bambino migliora se lo fa attraverso il divertimento, riesce ad esprimersi e a dare sicuramente di più in ogni esercitazione, poi c'è bisogno di tanti altri fattori: c'è bisogno durante la vita di avere una testa giusta, di avere comunque dei genitori che sono pronti a supportare il bambino, che c'è bisogno soprattutto però di trovare degli istruttori pronti e preparati per poter continuare a farlo crescere nella giusta direzione. Pasquale Garzia, responsabile tecnico del, del Mirabello Calcio. Eh, siamo qui per parlare con te eh, della affiliazione rinnovata con il Pescara Calcio, che da quest'anno è eh, Academy. Eh, cosa eh, vuol dire collaborare con una società come quella Bianco Azzurro? Sicuramente è un motivo d'orgoglio da parte nostra poter avere una società professionistica che che ci dia delle dritte e delle, delle direttive ben precise. La differenza che passa tra la, una semplice collaborazione e una semplice affiliazione è che l'Academy è un progetto tecnico dove noi ci auguriamo di poter essere eh, sicuramente portatori di novità, eh, chiaramente con una direzione eh, di una società professionistica, con delle persone che fanno questo come, come lavoro e potrebbe sicuramente esserci d'aiuto sia a noi ma soprattutto ai bambini che sono al centro di, di questo progetto. Diciamo una collaborazione che eh, si può svolgere anche eh, quotidianamente, quanto eh, vi può aiutare, quanto può aiutare i vostri tecnici nel far crescere i ragazzi? Ma sicuramente tanto, dico solo che nel, quotidianamente i nostri responsabili delle, delle, delle varie categorie. Uh, si confrontano con i responsabili di questo progetto uh, per avere delle, delle notizie, delle, 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 delle schede che ci forniscono per poter mettere in pratica una metodologia che il Pescara intende portare avanti uh, con tutte le accademie che sono loro affiliate. Quindi sicuramente abbiamo una, una strada ben delineata e chiara da seguire e noi non resta che... Ascoltare consigli e cercare di mettere in pratica quello che ci viene suggerito. Con la massima semplicità, con la, massima, con la passione, soprattutto che ci ha sempre conto distinto, e cerchiamo di, di rendere al meglio quello che possiamo offrire ai ragazzi. Una collaborazione con il Pescara che dura da, da tanti anni, cosa c'è alla base di un rapporto di così lunga durata? Noi sono circa 7-8 anni che collaboriamo, che abbiamo questo contatto diretto con il Pescaragaccio. Abbiamo la fortuna di aver conosciuto sia il responsabile dell'attività di base, Angelo Londrillo, sia il responsabile del, dello scouting, Antonio Di Battista. Oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite Marco Arcese, che è responsabile di questo progetto eh, Academy, eh, con, con i tecnici e i, i tutor presenti e di cercare di capire come fare per far crescere nel miglior modo possibile i ragazzi che mh, hanno assolutamente bisogno di, di una linea guida. Eh, probabilmente questo è il motivo per cui dopo tanti anni ancora stiamo eh, in contatto e eh, non ultimo quest'anno con l'Academy abbiamo rafforzato la collaborazione e eh, far sì che, che si continui per, per il bene sempre dei, dei bambini. Siamo con Esther, rappresentante in quota rosa della scuola calcio Mirabello, protagonista con la categoria esordienti. Esther, da quanto tempo pratichi questo sport? Da tre anni. Sei sempre stata con il Mirabello? Sì, sì, sempre con il Mirabello. Come mai hai scelto di vestire la maglia giallo-blu? Perché cioè avevo già conoscevo tipo qualcuno che veniva, allora sono venuto anch'io e ho fatto amicizia e mi è piaciuto. Il calcio è uno sport prettamente maschile, però tu come ti trovi insieme ai eh, compagni? Non mi trovo molto bene insieme ai maschi. Ci sono in, in ambito femminile delle, ce ne, ci sono diverse rappresentanti della nostra regione che vestono anche la maglia della nazionale. Eh, tu dove pensi e speri di poter arrivare da grande? Eh, spero di arrivare dove riesco, cioè in nazionale anche. Sì, sì. Siamo con eh, Giulia, eh, piccola calciatrice del Mirabello Calcio. Allora Giulia, come mai eh, hai scelto di praticare questo sport? Perché ho provato tutti gli sport e quello che mi è piaciuto di più è stato calcio. Mirabello, una grande famiglia, come ti trovi? Bene. Mister... Eh, Cosa ti insegnano, cosa, che consigli ti danno? Eh, diciamo, come, come vi allenate? Bene. Segui anche il calcio in Serie A? Sì. Che squadra tifi? Juve. Diciamo da grande eh, dove sogni di arrivare dove vuoi arrivare? In Serie A. Siamo con Antonio, piccolo campioncino della Scuola Calcio Mirabello. Allora, Antonio, nonostante i tuoi soli quattro anni già sul campo, come ti trovi? Io, io mi alleno tutte le mattine. Ah, non vai a scuola? No, so, so, solo quando, quando mi sveglio vado all'asilo. Vedo che ti fai per il Milan con la maglia, giusto? Sì, perché, perché mio padre mi ha, mi ha insegnato che devo se, 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 se sempre sei sempre diventato il Milan. Ma dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare quando diventi grande? A campo basso. Dove, di dove sei? Di dove sei? Di, di <ride> Siamo in compagnia di Gianluigi e Manuel, aspiranti eh, campioni, eh, oggi con il Mirabello. Eh, come vi state trovando? Eh, mi trovo bene. Con il Mister, eh, come va? Cosa vi insegna? Eh, parecchie cose. Ci divertiamo anche. Con Manuel, quali aspettative per, per la nuova stagione a livello personale? Eh, credo di fare meglio dell'anno precedente. come ti stai trovando eh, con, in questa nuova stagione? Molto molto bene, so, soprattutto con i compagni. Bla, 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 Son j'ai vu, vu dans ça. Depuis mon son, j'ai vu dans le vigopid dont no tengo cura con altura con calma Pe quivel po moi e amender. mibona bid non no ten cura. Es un assassinina qu quand a va vale, gre que to le monde la vea a la que bon bon garde donc calma ti si foiè la ultima Il fin 1000 mi. C Se menei si foi ver la ultima. Mister Vergalito, responsabile dell'attività eh, di base, tanti bambini eh, sotto la tua, la tua guida. Quali le prospettive per questa nuova stagione? Sì, sono responsabile dell'attività di base. Per quanto riguarda il Mirabello Calcio, eh, le prospettive diciamo, per questa prima parte di stagione si sono, eh, sono abbastanza buone. C'è un buon numero di, di bambini che hanno, hanno aderito a questa nuova stagione, oltre alla riconferma di tanti bambini che erano già con noi la, lo scorso anno. Oggi, eh, come potete vedere sulle tribune, ci sono un bel po' di bimbi che sono venuti a fare il, diciamo, questa esercitazione del Pescara Calcio, dove noi da quest'anno abbiamo una partnership importante che eh, vogliamo coltivare e vogliamo portare avanti. Diverse strutture coinvolte nella vostra stagione dove si eh, incentra soprattutto l'attività? Ma per quanto riguarda l'attività di base noi siamo su, a Camobasso al centro sportivo Cala Sport dove abbiamo la maggior parte dei, dei bambini oltre a qui a Mirabello, al centro sportivo Mirabello eh, all'attività che abbiamo aperto eh, su Vinchiaturo e da quest'anno una novità assoluta eh, la palestra di, di Fossaldo che poi è anche, anche il mio paese. Spartaco Cordella, tutor dedicato al Mirabello per quanto riguarda l'Academy del Pescara Calcio, una collaborazione che dura da tanti anni. Quali sono i progetti per questa nuova stagione? Eh, innanzitutto per me è un onore e un piacere essere qui a Mirabello ed essere stato designato come tutor per il progetto Pescara Calcio Academy. Ci conosciamo da tempo perché abbiamo anche un altro progetto che è la One to One Academy, ci cioè ha visto già protagonisti qua con tante soddisfazioni reciproche. Il mio ruolo chiaramente è quello di, eh, di tutor e quindi faremo insieme un percorso virtuoso dove al centro del progetto c'è il bambino. E quindi lavoreremo affinché abbia gli strumenti migliori per la sua formazione. Sarai più volte in Molise, più volte a Mirabello, dove, dove si potrà arrivare? Eh, già è previsto, c'è una calendarizzazione, per cui io verrò una volta al mese, quindi per otto visite annuali. Chiaramente, laddove ci fosse una necessità particolare o specifica, la mia disponibilità è totale. Proprio perché faremo delle valutazioni insieme e per poter chiaramente migliorare tutt tutta l'attività didattica.